delle striscione eleganti come le berlina, sto parlando dei crossover, nello specifico di Renault Kadjar. Spazio e praticità senza linee troppo ricercate, oggi lo guardiamo insieme nell'allestimento Sport Edition. Il frontale è bombato e con questi montanti piccoli e sottili. Guardiamo insieme la maschera con inserti in nero opaco e cromati. Le luci invece sono LED Vision, contornate da questa striscia a LED che risegue tutto il percorso. Nel laterale i dettagli cromati sono veramente tantissimi, come il bordo della finestratura e il baffo cromato Renault qui sotto. I dettagli satinati invece li troviamo nelle barre al tetto, nei cerchi in lega, bellissimi da 19. Il bagagliaio è il vero pezzo forte, 472 litri di capienza che diventano 1500 battendo i sedili, vediamo come. La sella di carico è nella media con gli altri crossover e inoltre non ha il dislivello. Il piano si può regolare su due livelli in modo separato. Comodissime le leve laterali per abbattere i sedili. Lo spazio è perfetto per 5 persone, inoltre il tunnel centrale è basso e sagomato, presenta due prese USB e una 12 volt, quindi anche il quinto passeggero sarà comodissimo. Gli altri posti hanno i sedili sagomati, quindi offriremo tantissimo spazio e comodità ai passeggeri posteriori. Se invece a viaggiare siamo in 4, il sedile centrale diventa un poggiabraccio con porta bibite. Ovviamente non mancano sui sedili laterali gli attacchi Isofix. Solidità ed eleganza sono le parole che descrivono questo crossover. Come potete vedere gli interni sono semplici, però gli assemblaggi sono solidi e ci fanno sentire sicuri e coccolati. Senza contare che tutte le parti da contatto sono in pelle morbida, sia nelle parti laterali che negli interni. Al centro della plancia troviamo questo bellissimo schermo per la gestione dell'infotainment con il navigatore, la gestione dei multimedia, la connessione allo smartphone tramite Bluetooth oppure attraverso le applicazioni Google con Apple CarPlay e Android Auto. Nella sezione veicolo invece troveremo il computer di viaggio, l'assistente di guida e l'assistenza al parcheggio. Dalla sezione Driving Eco possiamo invece tenere sotto controllo i consumi e le prestazioni del veicolo. Il clima è automatico e bizona e si può gestire qui sotto. Sotto ancora abbiamo una doppia presa USB, una presa AUX, una presa 12 volt e poi troveremo tantissimo comfort come i sedili riscaldabili su due livelli attraverso questo tasto. Comodissimi i comandi che ci sono al volante per il comando vocale, la gestione del quadro strumenti digitale e qui dietro la levetta per la gestione delle telefonate e del volume. Siete curiosi di sapere i consumi? Fa 17,5 km con un litro, ovvero utilizza 5,7 litri di carburante ogni 100 km. Ti serve veramente sapere altro? Quest'auto è perfetta per te, Renault Kadjar ti farà davvero innamorare e poi noi te la consegniamo a casa. Però mi raccomando, seguici su tutti i social, specialmente Facebook e Instagram, così potrai vedere le nostre dirette e i nostri backstage.